Ciao ragazzi! Ciao! Stiamo andando a prendere il nostro cricetino! Sì! Sei contenta, Lissa? Molto! Tu, Daniel? Sì! Pure io! E poi gli prendiamo anche tutto quello che ancora ci manca per la sua gabbietta! Sì! Eccoci! Siamo arrivati! Eccolo! Eccolo, adesso lo portiamo a casa. Guardate, c'è un piccolo cricetino. Sì, eccolo qua. L'abbiamo portato a casa. Ce l'hanno dato in questo contenitore, ma cerchiamo di farcelo stare il meno possibile. Perciò allestiamo subito la sua gabbia con tutto quello che serve, così lo possiamo trasferire. Dobbiamo fare un bello strato alto, perché ai criceti piace scavare e nascondersi sotto la terra. Abbiamo messo la lettiera. Adesso mettiamo tutti gli accessori. La casetta la voglio mettere qui. Poi la ruota. Qui dobbiamo mettere la sabbia un po' più bassa, perché altrimenti la ruota non gira. Ecco qua l'acqua. Poi secondo me gli dobbiamo prendere anche una ciotolina un po' più grande, perché questa è super piccola. Magari ce l'abbiamo anche qualcosa che possiamo usare come ciotolina, dopo cerco. Un po' di spazio anche qui sotto. Ok, a questo punto mettiamo anche questi due rotoli di carta igienica, che però sono perfetti per i cricetini perché fanno da tunnel, in più anche se li rosicchiano non succede niente. E li mettiamo magari un po' nascosti, così possono usarli come rifugio sotterraneo, uno un po' sotto e uno così ci passa dentro. Abbiamo preso anche uno snecchino, anche se questi non è che ne andrebbero dati tanto spesso, quindi noi glielo lasciamo per un po', poi magari glielo togliamo perché altrimenti poi gli fa male, secondo me, troppo. Ok, adesso non manca che lui. Ma l'hai scelto il nome? Sì, Dipper. Dipper, ok. Guarda Dipper quanto è carino. Si è nascosto qui sotto. Eccolo, eccolo qui. Ciao, ciao Dipper. Quanto è carino. Sei pronto ad andare nella tua nuova casetta? Dai, vieni su. So che ancora non ti fidi tanto di noi, ma noi ti vogliamo già bene, Eccolo qui, guardate. È carino, mettilo giù con cautela. Eccolo. Ecco qua, molto meglio, rispetto a quella piccolissima scatoletta. Adesso deve esplorare, deve scoprire dove abbiamo messo il cibo. È andato sotto la ruota. Si è andato subito a nascondere, guarda. Ma che posto è questo? Cicino. Guarda lì per come esplora. Eh sì. Ecco la sua casetta. Guarda. Guarda. C'è l'acqua. Guardalo. Ah, ve lo dico, non è un giocattolo che è elettronico, è proprio vero. Infatti, ragazzi, ci tengo a ribadire molto bene che gli animali non sono giocattoli, non sono passatempi e non sono capricci. Perciò, quando si sceglie di prendere un animale, non bisogna farlo a cuor leggero, non deve essere una scelta superficiale dettata soltanto da un desiderio momentaneo, ma bisogna essere veramente convinti, bisogna essere informati su ciò di cui ha bisogno l'animale che vogliamo prendere, anche se è semplicemente un cricetino, perché sembra un animale piccolo e poco impegnativo, ma in realtà ha bisogno di tante attenzioni. E poi bisogna ricordare che una volta preso è per sempre. Non ci si può stufare e un bel giorno dire ok, non lo voglio più, quindi lo rimando indietro. Eh no, una volta preso diventa un membro della famiglia e quindi dobbiamo prenderci cura di lui bene per tutta la sua vita. Quindi assicuratevi che tutti nella famiglia sono d'accordo di volerla allargare con un piccolo pelosetto, perché poi è vero che sono belli, però richiedono anche tanto impegno. Sì, però mamma già questa... Guarda com'è salito da... è salito dal di sopra e è sceso dalle scalette. Brava, fagli sentire il tuo odore, così ti conosce. Ora profuma del suo cibo. Beh, ancora meglio. Sì, guarda. È carino, non vedo l'ora che gira sulla ruota, perché è carino quando gira. Sì. Guardalo. Oh. È precipitato. Dipper, ma sei scatenato. Sai adesso che cosa manca, Lissa?
No. Una piccola piscinetta per mettere la sabbia per il bagnetto. Sì. Però ci serve una vaschetta, qualcosa. Non l'ho presa, non l'ho comprata un'apposita per i criceti. Però secondo me, se cerchiamo nella tua cameretta, potremmo trovare qualcosa. Magari di una casa delle bambole, non lo so. Dobbiamo cercare un po'. Intanto tu continua pure ad esplorare, ad ambientarti, eh? Noi ti lasciamo un po' in pace, perché altrimenti, se ti rompiamo subito le scatole, anche se sei irresistibile, un po' viene voglia di romperti le scatole. Ok, ora con questa ciotolina faremo la sua vasca da bagno, però al posto dell'acqua ci metteremo questa sabbietta apposita. Stop! In attesa di trovare una vaschetta un po' meglio, ci accontentiamo di questa. Questo è il bagno. Ma che bravo che è, guarda, non morde neanche un po'. Ma si fa a farlo salire? È lui che decide se salire. Oh, guarda, guarda che si sta pulendo. Eccolo, eccolo. L'ha trovata. L'ha trovata. Wow, dentro. Eh sì, vedi, è un po' piccola, eh? Sì, è un po' piccola. Dobbiamo prendergli una bella vaschetta grande. Abbiamo fatto delle striscettine di carta igienica, che adesso gli metteremo un po' qui nella gabbietta, un po' sparse, e lui se le potrà prendere per crearsi un nido, fare tutto quello che vuole. Poi sicuramente prenderemo anche degli altri arricchimenti ambientali, tunnel, ponti, insomma la faremo ancora più bella. Eccolo, ha già scoperto la ruota. Cos'è questa cosa? Cos'è questa cosa che gira? Vabbè, dopo ci torno. Vado nella mia casetta, mi affaccio. Oh, guarda, c'è del cibo qui. Oh, interessante. Buono. Poi posso scendere. Poi posso entrare da qui sotto. Guardalo come spucca. Guardalo. Dov'è? Lo squaletto. C'è qualcosa che si muove sottoterra. Vedo un musetto, eccolo. Quanto è bello. Si intrufola. Pensa se gliene mettiamo ancora di più, è ancora più contento. L'hai visto? Sì. Ora li sbuca. Vediamo, eccolo. Quello non mi piace, no? Vado a cercarmi semini più buoni. Ciao, ciao mamma, ciao. E si rituffa. Comunque, Alissa, io direi che adesso lasciamo che Dipper si ambienti un po' in pace nella sua nuova casetta, perché deve innanzitutto appropriarsi del suo nuovo spazio, deve capire che questa è casa sua, poi soprattutto deve imparare a conoscere noi, perché per il momento siamo soltanto due giganti estranei, e deve capire che invece noi siamo la sua famiglia. Però noi gli dobbiamo lasciare tutto il tempo di cui ha bisogno, va bene? Ecco fatto, abbiamo chiuso la gabbietta, così se Bia dovesse avvicinarsi il nostro Dipper è al sicuro. Adesso credo che sia andato a riposarsi, perché non lo vediamo. Comunque è arrivato a casa finalmente, sei contenta? Sì, e domani mattina subito vado da lui a dirgli buongiorno. Oggi ve l'abbiamo presentato, per oggi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!